Una volta realizzate le composizioni, è possibile inserirvi una serie di oggetti. Serviranno ad abbellire i progetti e a conferirvi più realismo. L'oggettistica si trova all'interno del catalogo System, che, come tutti i cataloghi, è diviso per famiglie. Cliccando su Inserisci, l'oggetto verrà inserito all'interno del progetto. Il catalogo System, che oltre all'oggettistica contiene tutti gli oggetti, planimetria e gli impianti, è un catalogo separato da tutti gli altri. Gli oggetti che si andranno a inserire non sfrutteranno le regole di aggancio automatiche con gli elementi di tutti gli altri cataloghi, ma dovranno essere posizionati manualmente tramite gli snap manuali. Gli agganci automatici sono validi solamente tra elementi di uno stesso catalogo. Posizionando l'oggetto sopra ogni superficie e rimanendo fermo per mezzo secondo, verrà creato l'aggancio manuale a quella superficie. L'oggetto potrà muoversi avanti e indietro e un quadratino azzurro ci farà capire a quale superficie ci stiamo appoggiando. Ora passerò dal tavolo della cucina al tavolino del living, poi ad una mensola e infine al top della cucina. Se, mentre sto spostando un elemento, tengo premuta la rotella centrale del mouse, posso spostare la vista senza perdere il comando di spostamento attivato in precedenza. La stessa cosa è valida anche per le rotazioni. Ogni superficie dispone di quattro quadratini gialli che delimitano la superficie sul quale ci stiamo muovendo. Spostando l'articolo esternamente i quadratini, terrà l'altezza da terra che ha rilevato quando è stato appoggiato ad una superficie. Nel nostro caso ha mantenuto l'altezza del tavolo. Posizionando l'oggetto in uno dei quattro quadratini gialli e cliccando con il mouse oppure premendo invio, si potrà agganciarvi l'elemento. Per spostare un oggetto, dopo averlo selezionato, basta tenerlo cliccato con il pulsante sinistro del mouse e muoverlo. Rilasciando il tasto sinistro, l'oggetto verrà spostato. È inoltre possibile spostarlo nuovamente cliccando nel relativo menu e selezionando Sposta elemento. Per annullare lo spostamento, premere Esc da tastiera oppure clic con il tasto destro del mouse. Se si clicca invece su Sposta coordinate, apparirà la relativa maschera con le coordinate da inserire. Ogni oggetto è dotato delle varianti di finitura, raggiungibili tramite gli hotspot. I criteri di ricerca attraverso i filtri funzionano come per gli altri cataloghi. Cambiando il grip in modalità di spostamento, è possibile spostare gli elementi trascinando le frecce che corrispondono alla traslazione lungo un asse. Se
si dispone anche della rotazione sull'asse Y. L'ancora di aggancio indica il vertice che rimarrà fermo durante la rotazione. Oltre alla visione tradizionale, è possibile aprire lo sfogliatore dell'oggettistica cliccando su Sito web. Oppure dal consigliato di una parete all'interno della famiglia degli oggetti planimetria. Qui gli oggetti sono divisi per categorie e le immagini grandi di anteprima aiutano visivamente nella ricerca. È inoltre possibile ruotare velocemente gli oggetti. Durante il loro posizionamento basta premere i tasti più e meno dal tastierino numerico. L'orientamento della busta ci farà capire dove si troverà il fronte. Come già visto per i cataloghi, se un articolo è selezionato, gli articoli successivi cercheranno una regola di aggancio. In questo caso, il piatto con le candele si posiziona di fianco alla televisione. Posso confermare oppure muovermi con il mouse per rifiutare l'aggancio e posizionarlo altrove. È inoltre possibile inserire dell'oggettistica esterna tramite dei file tridimensionali scaricabili da internet o predisponendoli da altri programmi. Cliccando nel menu Elementi si seleziona Importa 3DS. Apparirà la maschera di selezione del file 3D. È inoltre possibile trascinare il file all'interno del progetto e posizionarlo nella scena. Di questo però parleremo in maniera approfondita nel capitolo Importare file esterni all'interno di un progetto. Per quanto possa sembrare banale, l'inserimento dell'oggettistica contribuisce al realismo globale del progetto, immergendo di più il cliente nella progettazione e coinvolgendolo maggiormente. I due filmati che partiranno tra poco sono riferiti allo stesso progetto. Nel primo non è stato inserito alcun oggetto, mentre nel secondo filmato l'oggettistica è stata inserita, assieme a dei dettagli grafici aggiuntivi che verranno spiegati nel capitolo relativo al rendering real-time in tempo reale.